Non lo so, cavolo. Innanzitutto vi ringrazio per aver accettato questa piccola chiacchierata. Oggi è uscito il vostro ultimo album, si intitola Voglio emozionarmi ancora. Prende il nome anche da uno dei vostri ultimi singoli. Da dove nasce questo titolo? Da dove nasce questo singolo e da dove nasce questo album? Allora, beh, dunque, tutto nasce dallo scorso anno, dalla fine dello scorso anno. Intanto noi abbiamo sempre prodotto singoli, nel senso, abbiamo fatto anche degli album, però ultimamente, negli ultimi anni, abbiamo lavorato più che altro sui singoli, quindi da Tra Rose e Cielo, e Se torna la voce, Dove sei, con i ragazzi della Repubblica Ceca. Quindi non ci soffermavamo sul discorso dell'album perché ci piaceva dare delle piccole gocce ogni tanto di alcuni brani nostri. Poi lo scorso anno, dopo l'anniversario del nostro matrimonio, che è arrivato il 18 ottobre dello scorso anno, abbiamo ideato una commedia musicale. Abbiamo pensato a una commedia musicale dove poter raccontare noi stessi sia sul palco che di un teatro, dove poter raccontare sia la nostra attività artistica che la nostra vita anche di coppia. Da lì è nata una canzone anche, Non aver paura di chiamare l'amore, in featuring con i Deodati, che sono questo gruppo partito con noi a marzo, è uscito il singolo e poi ha realizzato il video a luglio, però già dallo scorso anno, alla fine dello scorso anno abbiamo detto, allora abbiamo la commedia musicale, abbiamo questo brano, questo singolo, iniziamo anche a ragionare su un discorso di album perché è il momento di poter raccontare le nostre emozioni. E quindi ecco, così è nato, infatti si chiama Voglio emozionarmi ancora proprio perché c'è l'intenzione, durante questo periodo del lockdown, c'è l'intenzione di raccontare le nostre emozioni vissute poco prima del lockdown, durante intensamente e ancora oggi, perché purtroppo a quanto pare ancora siamo nel lockdown. Sì, purtroppo è un periodo difficile un po' per tutti, immagino anche, soprattutto per voi artisti. Ma come lo state passando questo periodo? State facendo qualcosa in particolare? Cucinare quello tanto, guarda, quello non mi sono mai fermata. Sembra veramente che sia diventato altro, oltre che casa bottega giallista e casa ristorante giallista, qua, altro che storia. No, è che uno, è ovvio, passo la giornata, io sono diventata ormai la massaia di turno, lavo, tiro, stendo, accudisco la famiglia, come è giusto che sia. Però ti manca il fatto di non dover preparare una valigia perché sai che hai una serata che ti aspetta con il tuo pubblico, con i tuoi colleghi di lavoro che sono appunto i musicisti, i fonici, insomma tutte le persone che quando noi partiamo da casa ci accompagnano durante le serate. Quindi è un po' pesantina, diciamo, come situazione. Uno dice, vabbè, se sto in pensione, uno, vabbè, me la godo, Però in questo caso non siamo in pensione, anzi vorremmo lavorare, però purtroppo questa situazione non ce lo permette perché creerebbe problemi a tantissimi, quindi dobbiamo evitare gli assembramenti, evitare tutto quello che ci dicono di evitare e noi siamo stati i primi parlo di comparto, i primi come settore, Categoria, certo. categoria a fermarci a fine febbraio, primi di marzo e ancora siamo in attesa, Comunque fermi però non siamo stati, sì, perché fermi nel senso che non facciamo la valigia, come sì, dicevo nel prima, senso che no? comunque abbiamo costruito l'album, abbiamo scritto, arrangiato, cantato, suonato, mixato completamente qui da noi a casa nostra. Per la prima volta non siamo andati in altri studi a lavorare su altre strutture, perché noi solitamente qui facciamo la pre-produzione. Invece questa volta ci siamo attrezzati in un modo tale che da poter evitare di girare troppo, di essere anche troppo fuori in altre zone e di realizzare invece qualcosa di molto più intimo, molto più nostro. Quindi fermi non ci sappiamo stare. Proprio nel vostro ultimo singolo, Voglio emozionarmi ancora, c'è un riferimento a quel brano che vi ha, tra virgolette, consacrati, Fiumi di parole, con cui avete vinto il Festival di Sanremo, con cui siete arrivati quarti all'Eurovision Song Contest, tra l'altro da super favoriti. E sicuramente è stato quindi un fil rouge della vostra carriera. Beh, fiumi di parole, quella situazione, quel momento sicuramente è stato la più grande emozione che noi abbiamo potuto provare come artisti. Ti parlo appunto come artisti, non ti parlo come vita privata e personale. Infatti,
Noi ringraziamo ancora oggi le persone che ci hanno accolto in casa, proprio quella sera, quando noi abbiamo spalancato le porte delle case degli italiani, abbiamo lanciato la nostra fiume di parole. Quindi questa è stata una grandissima emozione che ci portiamo ancora addosso, che non se ne va perché è la prima grande, quindi non te la puoi scordare, non puoi assolutamente dimenticartela. Poi sono arrivate tante altre emozioni, ma questa è quella più forte. E quindi ringraziamo le persone che ci hanno accolto, che oggi come oggi le stiamo ritrovando, che ne abbiamo acquisite delle altre, e quindi bisogna continuare ad emozionarsi. Non possiamo immaginare una vita, perché la vita è fatta di emozioni, una vita sterile di emozioni, non la possiamo proprio immaginare, anzi, tutt'altro. E tra l'altro, voi recentemente avete anche partecipato a un programma televisivo condotto da Amadeus, mi riferisco ovviamente a Ora Non è Più, e diciamo aveva l'obiettivo di riportare in auge degli artisti, tra virgolette, andati, ma secondo me non dare questo come definizione al programma, perché alla fine c'eravate voi e comunque. Certamente siete ricordati, acclamati ancora, non solo in Italia, anche all'estero. C'erano altri artisti degni di nota in quel programma. È un'esperienza anche quella che ricordate particolarmente, oppure una di quelle su cui preferite voltare pagina? No, per l'amor di Dio, nessuna esperienza. Se l'abbiamo fatta vuol dire che l'abbiamo accettata, vuol dire che Esatto. l'abbiamo, No, ma poi nessuna come esperienza, dire, anche forse la peggiore esperienza che possa esserci, eroi. comunque, come The Voice, ecco, quando Alessandro si è presentato The Voice, la peggiore esperienza che ci possa essere è sempre un'esperienza formativa, perché tu riesci a capire quali sono stati i tuoi limiti, i tuoi sbagli, i tuoi errori. Tu non puoi pensare che una cosa non la puoi fare se non l'hai testata o comunque non l'hai provata o qualcuno non ti abbia fatto capire dov'è quella situazione negativa. Quindi, per quanto riguarda Ora o Mai Più, noi eravamo impauriti perché era la prima edizione, il titolo assurdo, insomma, tornare in prima serata su Rai 1, giudicati poi da altri artisti, cioè, era abbastanza pesante. Poi però noi siamo anche molto coraggiosi, tra virgolette, non abbiamo nulla da difendere, da nascondere assolutamente, nulla da difendere se no la nostra musica e la nostra famiglia. Il resto è tutto alla luce del sole, la nostra famiglia ce la teniamo ben protetta, come la nostra musica ci teniamo ben protetti, nel senso che non permettiamo a nessuno di poter ovviamente, insomma, attaccare o denigrare, perché quando sono cose tue, no? Tu puoi dire una canzone ti piace o non ti piace, però alla luce di tutto quello che ci è successo, che si è detto anche sui giornalisti, noi abbiamo costruito il nostro castello, la nostra famiglia, il nostro modo di fare musica, e poi chiunque abbia voglia di dire o di raccontare qualcosa, lo dica sempre con massimo rispetto, perché comunque noi rispettiamo sempre e rispondiamo con la musica. Ora, ormai più, è stata un'opportunità fantastica. Da quella paura che sembrava che avevamo, perché sembrava un programma, oddio, adesso che succede, se non riuscissimo poi, in realtà invece si è dimostrato, sono state quattro puntate eccezionali dove all'ultima abbiamo presentato il singolo Ora Vivo, il singolo inedito che abbiamo realizzato proprio per l'occasione. Una puntata l'abbiamo vinta con una cover dei Matia Bazzar, Ti sento, è stata una serata poi strepitosa perché abbiamo avuto i complimenti anche da Carlo Marrale, cofondatore e coautore di Matia Bazzar. Quindi, e poi tra l'altro c'è un'altra cosa ancora che ha portato questa situazione intanto a farci conoscere anche dal grande pubblico, quindi a far capire chi sono i giornalisti che non erano soltanto quelli ancorati a fiumi di parole. Ma ha portato poi Alessandra ancora in televisione a realizzare tale e quale con Carlo Conti, perché poi, insomma, ovviamente il passaggio è stato, non dico automatico, però probabilmente si è fatta conoscere anche come persona e gli è stata concessa anche l'opportunità di fare anche No, ho capito tale e quale, benissimo. cioè, assolutamente. Perché qui guarda che si va avanti, noi siamo quelli dei provini, noi, cioè non è che sai perché ci chiamiamo i giornalisti abbiamo le porte aperte, noi siamo ancora quegli eterni musicisti che bustano, che chiedono, che si informano e che cercano la possibilità di poter promuovere la propria musica. Non perché nulla è dato, mai, Nulla è nulla è dato per dovuto. scontato e nulla è dovuto. Guadagnarti sul campo delle opportunità. E spero che arrivi molto chiaro anche ai giovani musicisti di oggi, ai ragazzi che devono
che vogliono fare questo tipo di mestiere. Ogni giorno è un campo da conquistare. E a proposito di tale quale, visto che abbiamo toccato l'argomento, è stato divertente come esperienza? È stata bellissima, è stata un'esperienza bellissima, divertente, perché era un gruppo bello assortito e siamo sempre andati molto d'accordo tra noi concorrenti. Poi vabbè, meravigliosi maestri e anche Carlo stesso che ha sempre avuto belle parole nei confronti di tutti, veramente una persona meravigliosa, per niente distaccata da noi, anzi si preoccupava se magari c'era qualcosa che non andava nel trucco, oppure se eravamo un po' agitati, veniva a salutarci sempre ogni volta che dovevamo fare l'ascensore prima di salire per la puntata del venerdì. E quindi insomma, per me è stata una bellissima scuola, dove finalmente ho vissuto la scuola in maniera come volevo viverla io, e con l'impegno ovviamente, perché ci vuole l'impegno, ci vuole la dedizione, bisogna studiare durante la settimana, è molto 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 impegnativo, e io poi sono una abbastanza rompiscatole con me stessa, e quindi non perdevo un attimo per ripassare, per studiare, per guardare, per concentrarmi sul personaggio che dovevo fare, e lo rifarei subito. Se mi dicessero: guarda Ale, dovresti fare un altro tale quale, mi dispiace ma ti tocca, ma io non ci penso mica un attimo, ci vado subito. Ecco, questa è Alessandra, capito? Cioè, lei è arrivata lì con la sua forza, la sua umiltà, e invece di scoppiare in un pianto, dove probabilmente... Ma dove? Io sto parlando di tale quale, sto parlando di The Voice, e mi collego. Questa è Alessandra che quando è successo questa cosa, invece di scoppiare, invece è scesa e è andata a stringere la mano. E questa è Alessandra, The Voice. Questa è Alessandra quando, a tale quale, poi si cimenta anche nella parte di attrice, e quindi travalica insomma quello che è il suo quotidiano, che è quello di cantare. Questa è Alessandra. Però quando uno canta diventa sono anche io. Attore, eh? Beh, certo. Quindi certo. Insomma, non è che c'è tanta distinzione. Tu interpreti la tua canzone, certo. No? Tu interpreti i tuoi brani e li interpreti come vuoi. Diretta da un regista, la cosa canta. Devi entrare nel personale. Torniamo, certo, vero. Direi però adesso di tornare sull'ultimo lavoro. Le tematiche di questo album sono molteplici, si passa dall'amore alla vostra, quindi la vostra storia personale, alla vostra carriera artistica, per poi passare a tematiche un po' più particolari, tipo Speranza in un fiore, è dedicata ai nonni che ci hanno lasciato, o anche Immobili, è dedicata ai bambini di Bibbiano. E da dove è nata la scelta di inserire tutte queste tematiche così importanti in un unico lavoro? Ecco. Sono le emozioni. Le emozioni sono forti, sono belle, sono brutte. Le emozioni sono anche di una risata, un pianto, sono un brivido a pelle, sono un ricordo, sono una fotografia, sono un momento della tua vita che ricordi in un modo piacevole o spiacevole. Sono la tristezza e la gioia, sono il momento del matrimonio dentro un chicco di caffè, quindi il nostro anniversario, come Immobili, che parla appunto dei genitori che si ritrovano all'improvviso senza il loro figlio, quindi sono immobili, irrigiditi, sono bloccati nei loro sentimenti, ma forti nell'attesa di potervi abbracciare il figlio. Questo lo racconta Immobili. Come invece hai detto tu appunto, Speranza in fiore, ma come Sveglia, che dà una carica eccezionale, quindi una forza di positività, come se ci fosse un party sotto casa per ritornare a rivivere la vita. Un risveglio, quando ci sarà il risveglio da questo lungo sonno, perché a me io lo considero un sonno lungo come la bella addormentata nel bosco, quindi non so proprio come fare, e allora ci risveglieremo tutti quanti e magari diremo: ma è stato solo un sogno tutto quello che abbiamo vissuto, quindi ritorneremo a goderci la vita, ecco. Sono 10 emozioni diverse, dove quei due temi là che tu hai detto sono i temi centrali, forse più forti, anche un po' riflessivi, perché purtroppo qui stiamo perdendo la nostra memoria storica, che sono i nostri nonni che ci hanno accarezzato, ci hanno dato, anche e soprattutto per i bambini più piccoli, ancora più lancinante questa cosa, che all'improvviso non riescono più neanche a giocare sulle loro ginocchia, né ad avere un bacio o una carezza. È molto cruda e difficile questa realtà, e noi abbiamo voluto raccontarla però in un modo anche più tenero, non forte così come lo sto raccontando. Il brano è ancora più
più leggero, tra virgolette, affrontato in un modo rispettoso, ecco. Sì, tra l'altro questo l'avete detto voi stessi, è la prima volta che realizzate un album praticamente soltanto tra di voi in ASA. È stata un'esperienza nuova anche per voi e avete questa lunga carriera alle spalle dunque. Ma nuovissima no, perché comunque quando anche eravamo a Roma, nella cameretta di Fabio, che era allestita a studio di registrazione casalingo, abbiamo sempre lavorato alla preproduzione dei vari lavori che abbiamo fatto. Quindi diciamo che anche all'epoca avevamo già sperimentato questo tipo di lavoro, insomma, poi per entrare in sala e aggiungere gli strumenti che magari reali, tipo, che ne so, le percussioni di Rosario Germano, la batteria di Lele Melotti o il basso di Alfredo Facciamo. Pascià o Cocilovo con le chitarre. Quindi, insomma, veniva fatta una parte in casa e una parte poi veniva realizzata in studio. Questa volta invece abbiamo realizzato totalmente tutto il prodotto dentro le mura di casa nostra, dentro il nostro piccolo studiolo. Che ogni tanto si trasferiva giù, ogni tanto si trasferiva su, dipendeva dalle giornate. Quindi, insomma, anch'io cantavo, ogni tanto cantavo giù di sotto nella stanza giù, oppure venivo su in sala e dicevo, no, oggi me la voglio cantare qua la canzone. Quindi, si sempre di tante libertà, ecco. Cosa che magari quando vai in studio, io mi sentivo sempre dire, sbrigati, che lo studio costa. Quindi, a casa, non è costato, nel senso, non è costato perché io potevo prendermi il tempo che volevo, potevo cantare nel momento in cui volevo, che magari ero più tranquilla e rilassata, e quindi c'era sempre già comoda, Beh, ecco. oggi le tecnologie te lo permettono, quindi riesci a fare delle cose in modo ottimale, a meno che tu non voglia realizzare progetti completamente in analogico, quindi hai bisogno di uno studer, un banco analogico, e quindi però oggi non più, quindi è difficile poter lavorare in questo modo e quindi sì, siamo facilitati insomma per il tipo anche di lavoro che dobbiamo fare. Ovviamente con i Teodasia servivano una band di basso, chitarra e batteria, siamo negli studi, abbiamo registrato il brano con i musicisti, quindi a seconda del taglio che vuoi dare alla tua dimensione, io qui ho programmato tutto quello che era la pre-produzione che noi facevamo anni fa, delle sequenze, quindi delle tracce che dovevano essere di pre-produzione e quindi poi sviluppate in uno studio di registrazione. Oggi la pre-produzione è diventata poi produzione definitiva ed esecutiva in studio. Un'ultima domanda, giusto per concludere, progetti futuri, cosa avete in programma magari per dopo la ripartenza, ma anche per questo periodo un po' così? Beh, intanto noi siamo tornati un po' a pensare di fare il giovedì sera a Casa Bottega Giallista, abbiamo già fatto due puntate, una diretta streaming su Facebook, dove invitiamo giovani emergenti con i loro prodotti e aziende o comunque cerchiamo di dare voce al Made in Italy e a quelle aziende che si stanno reinventando, si stanno diciamo, abituando a questo tipo di lavoro attuale, visto che comunque tra una restrizione e l'altra hanno dovuto fare delle scelte, hanno dovuto fare dei cambiamenti all'interno della propria dimensione. E quindi diamo voce anche a loro per far sì che ci raccontino come stanno vivendo questa situazione. Poi c'è Per far coraggio anche il agli far altri, coraggio agli altri, insomma, che non vero? bisogna demordere, bisogna essere comunque, bisogna cercare di essere ottimisti per avere non dico diventare immuni da questo mostro invisibile, però Uscirne con meno per ferite possibili. esatto. E quindi intanto ci stiamo occupando di questo, poi abbiamo Localitour d'autore, che è un format radiofonico dove anche lì diamo voce a chi non ce l'ha, e quindi cerchiamo di far compagnia agli altri, di farci compagnia a noi attraverso queste nuove idee, insomma, che ci vengono queste attività, così Una forma di a casa. comunicazione, perché chiaramente si lavora tutti in smart working e si lavora tutto in comunicazione, quindi come diceva Alessandra, Localitour d'autore, format radiofonico che fa su più di 40 radio FM web italiane e straniere, dove raccontiamo le stesse cose che poi facciamo con Case Bottega Giallista in streaming. Quindi una cosa in audio, una cosa in video, Certo quindi che vorremmo, copriamo tutto ormai. esatto, noi vorremmo tornare sui palcoscenici, ma Certamente. ancora non si sa nulla, quindi non lo stiamo pensando in questo momento. Lo vorrei. Ci prepariamo.
Va bene, io vi ringrazio ancora per averci dedicato questo vostro tempo e mando un messaggio a tutti i lettori del nostro sito. Ascoltate questo ultimo album dei Jalis, è davvero bello. Grazie, sei molto gentile. Noi vogliamo mandare un grande saluto a tutti i fans Ogae di tutto il mondo, perché noi abbiamo un bellissimo ricordo dell'Eurovision Song Contest e siamo rimasti in contatto con molti. E quindi ci fa piacere sempre sostenere i fans Ogae, gli Eurovision e gli artisti che purtroppo quest'anno non hanno avuto la fortuna di salire su quel palco. Quali Diodato, mandiamo un abbraccio enorme perché insomma siamo non ha molto potuto vivere questa dispiaciuti per bellissima lui, però esperienza. sta prendendo delle belle rivincite attraverso i tanti premi che sta ottenendo. Però ecco, questo è la grande passione che abbiamo noi, è sicuramente legata all'Eurovision Song Contest. Un'altra emozione forse. Va bene, grazie mille. Grazie a te. Ciao, buona vita a Ciao. tutti. Ciao. Ciao.